Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Come state? Dobbiamo parlare di una situazione un po' particolare. Quasi devo dire, cioè, questo secondo me è proprio una delle situazioni più stupide che io mi sia trovato ad analizzare, perché ho visto, ho letto, ho sentito tanto, ma continuo a sentire cavolate. L'ultima l'ho sentita qualche tempo fa, perché leggendo praticamente sui giornali ho, diciamo, ho voluto parlare un pochino di quello che si dice sulla penalizzazione. Voi sapete bene che la Juventus ha ricevuto 15 punti di penalizzazione per un reato che non è stato neanche disciplinato da una legge e potrebbe riceverne 20, altri 20, per la manovra stipendi, che probabilmente molti di voi non ricordano, oppure se ve la ricordate un pochino poco, quindi ve la ricordate poco, e quindi voglio parlarvene un pochino, cercando di capire anche quanto di vero c'è dietro questa situazione relativa alla manovra stipendi, perché ci sono tante cose da dire e ci sono veramente tante cose di cui discutere, perché raga, oggettivamente parlando, bisogna reagire, bisogna cercare comunque di trovare un senso a tutto ciò, perché se noi ci facciamo mettere i piedi in testa adesso, cercate di avere, di comprendere il mio punto di vista, se tu te fai mettere i piedi in testa adesso, è normale che le situazioni potrebbero cambiare e non cambierebbero a tuo favore. Quindi è importante continuare a protestare, continuare comunque a farsi sentire. Prima ovviamente di iniziare, come al solito ragazzi, vi invito ad iscrivervi sempre ovviamente al canale, quindi iscrivetevi al canale, ovviamente raga, vi invito sempre lì, fate 2 secondi, servono 2 secondi, scendete giù, cliccate su iscriviti, molto semplicemente su iscriviti e poi cliccate su quello che vi appare, cioè la campanellina delle notifiche, quello vi serve per rimanere sempre aggiornati ed è gratuito, non vi dovete preoccupare proprio, non c'è niente a pagamento, è gratuito. Quindi tranquillamente potete iscrivervi e potete continuare a guardare i video se vi va. E poi trovate ovviamente anche i miei social che sono importanti, quindi se vi va seguitemi sui social. Allora, io faccio fatica, vi dico la verità, a capire questa cosa perché ogni volta che parlo della manovra stipendi la gente mi rimane a guardare come se io parlassi cinese, quando in realtà io non sto a parlare di cose così difficili o strane da affrontare. Tanta gente sostiene che la Juventus abbia truffato i giocatori o che la Juventus non abbia pagato i giocatori, ma credo che queste persone non abbiano capito il punto qual è. All'epoca, quando ci fu questa manovra stipendi, che è stato un procedimento attuato da molte società, non solo italiane ma anche all'estero, si aveva difficoltà a pagare gli stipendi mese per mese perché non c'erano delle entrate. Era tutto fermo, la pandemia aveva bloccato il sistema economico, avevamo avuto problemi vari e quindi di conseguenza abbiamo preso degli accordi con i giocatori per pagarli dopo. Ora, c'è qualche giocatore che si è lamentato di non aver ricevuto i soldi? Per la stampa solamente Cristiano Ronaldo, ma da parte di Ronaldo non sono arrivate comunicazioni ufficiali. E comunque questa famigerata carta che dovrebbe provare il fatto che Ronaldo avrebbe rinunciato delle mensilità non c'è ancora. Cioè, se sente di tanto sta la carta di Ronaldo di Buffa, dove sta questa carta? Non si sa perché non è stata trovata. Ora, cercare di capire il mio punto di vista. Cosa c'è sostanzialmente di illegale nel rimandare gli stipendi? Cioè, se il lavoratore è d'accordo e dice non ti preoccupare, rimandiamo lo stipendio, mi paghi più avanti e l'azienda propone questa cosa, non c'è illegalità. L'illegalità c'è se l'azienda dice al lavoratore io non ti posso pagare, il lavoratore dice no, ma io devo essere pagato e l'azienda continua a rimandare il pagamento. Qui sono stati rimandati stipendi per pochissimo tempo, poi sono stati pagati normalmente come gli altri stipendi. Quindi non c'è stato da una parte all'altra una posizione, cioè non una posizione, ma proprio non c'è stata una richiesta che non era possibile fare, ma c'è stata semplicemente una domanda da parte della società nei confronti dei giocatori e i giocatori hanno accettato di rinunciare agli stipendi per qualche mese per poi riceverli dopo. Non è una cosa illegale all'interno del codice, non è una cosa che non si può fare e questa è una cosa che dobbiamo dire. Altra cosa,
Tu ti rendi conto che io sono processato, qualora giustamente ci dovesse essere un'accusa, per dei reati che sono di carattere, vogliamo chiamarli aziendali? Non sono reati che tu puoi mettere a livello sportivo. Perché quando tu dici le plusvalenze hanno alterato il campionato, già dici una grande cavolata, perché essenzialmente io non ho alterato nulla, visto che non c'è nessuna normativa che me lo impedisce. Ma poi sul discorso relativo agli stipendi, se tu tramite gli stipendi dai una penalizzazione di punti in classifica, praticamente tu mi stai dicendo che io non pagando gli stipendi ho alterato il campionato. In che modo io potrei aver alterato il campionato non pagando gli stipendi? Semmai è un aiuto per il bilancio e per quello che è il costo, ma non ha un aiuto in campo tutto ciò. Non è un aiuto che deriva da delle prestazioni che vengono comprate, diciamo prese, eccetera. Non è quello, non c'entra niente l'aspetto di campo con quello economico. Semmai, se tu devi dare una punizione per la manovra stipendi, perché tanto la devi dare per fare, cioè per fare share, perché che punizione vuoi dare ad un'azienda che si accorda con i giocatori? Non mi risulta che ci siano stati dei documenti che tu hai trovato sugli stipendi. Se li trovi, me lo fai sapere perché ancora non li ho trovati. Ma a prescindere da tutto, se tu devi dare un'ammenda, tu dai un'ammenda. Cioè, un reato si paga dal punto di vista economico. Dice, devi pagare una multa di 1 milione di euro. Dice, oh, mi hanno dato una multa di 1 milione di euro. Ed è una multa che sicuramente è alta, ma che ha un senso almeno, no? Perché dice, oh, guarda, secondo me tu non lo dovevi fare. Vabbè, i documenti non ci sono, tanto ci siamo abituati che questo è un paese in cui non esistono documenti, questo è un paese in cui la Juve è colpevole a prescindere, ma tu mi devi dare una punizione che sia in linea con il reato, che è stato un reato che è stato commesso, cioè in linea, allora, in linea con il reato che è stato commesso, non con quello che tu vuoi fare a livello sportivo, perché è come se tu dicessi: io ho commesso, ho preso una multa per eccesso di velocità, per dire, andavo forte, e a un certo punto mi hanno fatto la multa perché io ho superato i limiti di velocità, però anziché farmi una multa e quindi farmi pagare dei soldi, che possano essere dei soldi che io sto pagando perché ho trasgredito il codice della strada, mi dicono no, te ne vai, hai ceduto di un po' i limiti di velocità, ti portiamo direttamente in galera. Cioè, sono due cose che non hanno letteralmente senso. Qua è un po' lo stesso principio, cioè tu hai fatto la manovra stipendi che per me non dovevi fare, nonostante non ci siano praticamente regolamenti contrari. Ma qualora tu dovessi dare per forza un'ammenda, tu devi dare un'ammenda, non devi dare una punizione sportiva. Qualora ci dovesse essere l'arrivo di una punizione sportiva, lì deve farsi sentire la società, perché se la società sta in silenzio anche stavolta, cioè sinceramente parlando, mi girano un po'. Insomma, direi che bisognerebbe reagire. Non è una cosa normale questa qua con gli stipendi. Cioè, se io non sono neanche più padrone di lavorare per guadagnare dei soldi e poi gestirli come mi pare, perché qui si parla di gestione, io non so che cos'altro ti devo dire. Cioè, è chiaro che questa situazione relativa agli stipendi sia stata concordata con i giocatori. Non è che i giocatori, quando hanno avuto i giocatori sono stati costretti ad accettare. I giocatori hanno relazionato dei documenti che semplicemente sono stati anche controllati, sono legali, e quei documenti semplicemente attestano che si effettua il pagamento successivo. Il pagamento si effettua dopo, perché la società in quel momento non poteva fare questo, ma non siamo stati solo noi a fare questa cosa per l'ennesima volta. Praticamente metà Serie A l'ha fatta, così come metà aziende le hanno fatte sotto tutti i punti di vista. Quindi per l'ennesima volta parliamo sempre delle solite cose che hanno a che fare con dei comportamenti aziendali che continuano ad essere compiuti senza nessun, cioè, questi sono comportamenti aziendali che le aziende fanno in maniera del tutto normale, cioè è sempre esistita questa cosa, non è niente di che, sono delle situazioni che si prendono e si mettono in confidenza quando ci sono delle situazioni come delle pandemie, dei problemi vari. Non è che qui noi siamo andati in crisi perché noi non avevamo i soldi e abbiamo detto agli atleti non vi paghiamo.
Qui semplicemente abbiamo detto: la situazione è quella che è con la pandemia. Abbiamo bisogno di tempo. Ragazzi, che dite di rinunciare a qualche mensilità e poi ve la paghiamo più avanti? Questa è stata la domanda. I ragazzi hanno accettato, non capisco quale sia il problema. La verità delle cose è che voi dovete trovare sempre una scusa per andare a fare del male agli altri. Cioè, voi non dovete, voi non fate una scusa, voi non trovate una scusa perché me va di prendere quello. Dice, vabbè, io ho trovato una scusa. Perché ho trovato un reato, quindi non è una scusa. Tu vai a trovare delle scuse e poi alteri le situazioni a tuo piacimento. Un reato di questo tipo non può essere sanzionato con dei punti in classifica, perché è una cosa che non esiste. Ora, mo, io ma voglio pure prendere la penalizzazione a livello economico, perché voglio anche pagare una multa se per te questo vuol dire essere in regola, che poi se la devo pagare io la devono pagare anche tutti. Devono pagare tutti, ma se io vengo da te e ti faccio un discorso basato sui reati e ti dico questo, tu non mi puoi dire hai un reato, quindi togliamo punti in classifica. Allora, per qualsiasi cosa, adesso togliamo punti in classifica. Adesso, per qualsiasi cosa, togliamo punti in classifica. Cioè, se io decido, non lo so, di prendere un giocatore, sbaglio l'invio di un documento, il giocatore non arriva, in realtà mi dai gli altri punti. Ma che discorso è? Scusa, ma questo ha studiato legge, sto tizio? Cioè, perché io vedo che tutta sta gente che dice ho studiato legge, io vedo che sta gente non sa niente. Cioè, non sa letteralmente niente. Tutto quello che dicono è il contrario di quello che c'è scritto sui documenti. Quindi probabilmente c'è qualcosa che molta gente. No, 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 io non sto dicendo nulla di particolare e non voglio dire nulla e non voglio nulla. Questa è la reazione che io direi che avrei nei confronti del procuratore, della procura, però direi, cavolo, anche se non sto dicendo nulla, non mi sembra che io abbia bisogno di parlare. Basta vedere il bilancio. Cioè, controllate il bilancio, se una cosa è irregolare, non è regolare. Siccome ci sono dei revisori, cioè, a me non mi sembra che sia una cosa irregolare. Cioè, i revisori contabili che hanno fatto, che hanno provveduto anche a guardare, insomma, a osservare il bilancio della Juve, non hanno detto che il bilancio della Juve era irregolare o che è stato falsato. E quindi cosa si fa? Si va a prendere le cioè si va a chiedere, bisogna chiedere spiegazioni anche ai revisori a questo punto. Quindi pure i revisori sono corrotti, oppure siete voi che non sapete leggere? Perché probabilmente non è così. Tutto qua. Fatemi sapere un pochino nei commenti, no? Cioè, fatemi sapere un po' nei commenti, perché io ripeto, io mi sento veramente de desolato per questa cosa qua, che continuo a parlare di cose che la gente non vede. Sostanzialmente non vedono.